Benvenuti in questa serie di tutorial dedicati al topografo. Oggi vediamo come poter invece gestire un libretto celerimetrico di una stazione totale. Un po' è lo stesso discorso legato, come abbiamo visto, all'elaborazione di un libretto GPS, però in questo caso avremo coordinate locali e non coordinate geografiche. In questo caso andiamo sempre a crearci un nuovo libretto, quindi andiamo nella vista. Libretto, nuovo libretto. Oppure, come già abbiamo visto nei precedenti video, vediamo come poter quindi dalla finestra di avvio andare a fare importo da strumento. In questo caso dipende anche che tipo di strumentazione dobbiamo andare a importare. Ce ne sono tantissime anche di strumentazioni celerimetriche, quindi stazioni totali. Quindi in questo caso prenderemo un file di esempio Socchia in formato SDR33 e in formato TXT. Quindi vado su Importa file sul libretto, mi vado a richiamare l'estensione TXT e qui vedete ci sono vari esempi. Vado a prendere il formato che mi interessava di Socchia, apri e in questo caso abbiamo questa tipologia di importazione. Avremo un libretto dove c'è riportata la stazione, nel nostro caso una sola stazione, ma può essere presente anche più stazioni, e quindi da qui vengono calcolate tutte le coordinate della zenith, l'inclinata e la ridotta. Non ci resta che andare ad elaborare il libretto, quindi andiamo su elaborazione del libretto. In automatico il software si imposta sull'elaborazione e misura, il sistema di orientamento è un sistema locale euleriano e vado semplicemente a fare l'elabora libretto corrente. In questo modo mi riporta il report di orientamento calcolato sulla stazione 1000 con tutti i punti presenti collegati e qui ho il report, il risultato finale in grafica come andiamo a evidenziare quindi che tutti i punti sono rispetto all'orientamento della stazione 1000. Quindi andiamo anche nella vista 3D, si può evidenziare meglio quello che è la rappresentazione poi del dato. Questo è come si elabora appunto un strumento celerimetrico.